All'anagrafe Luca D'Orso, classe 98, città d'origine Salerno. Chiaramente sto parlando di Capo Plaza. Se vuoi saperne di più sul suo nuovo singolo, rimani con me dopo la sigla. Sono Alessandra Milanovic e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Amici, bentornati, come state? Sempre qui su TG Kiwi. Noi ormai in questi giorni stiamo festeggiando il primissimo anniversario della nascita di questa realtà, che è appunto nata da una passione in comune tra Andrea e Riccardo e poi si è estesa pian piano a tutti noi. Io infatti ne sono entrata a far parte da poco, ma ormai io non ne sono parte, come dice Riccardo, io sono un kiwi, sono diventata la Lady Kiwi speaker, l'unica voce femminile che vi accompagna in questo podcast. Ma ovviamente non sono l'unica quota rosa di questo team, perché con me ci sono anche Chiara e Bianca, che sono una parte fondamentale del gruppo, quindi oggi il mio saluto va alle donne kiwi. Comunque, tornando un po' a noi e ai nostri discorsi, oggi il focus della puntata sarà Capo Plaza. Il rapper sta decisamente creando aspettative tra i fan, lasciando intendere che presto ci saranno alcune novità musicali, soprattutto dopo il successo del suo ultimo album Ferite, che è stato lanciato, ricordiamo, lo scorso maggio ed è già certificato come disco di platino. Ma non solo, perché ha anche ottenuto il miglior debutto su Spotify nel 2024 e quindi è andato un po' a consolidare lo status di Capo Plaza come uno degli artisti più influenti della scena urban italiana. Ma adesso c'è sicuramente altro che bolle in pentola, perché c'è stato un piccolissimo dettaglio che magari qualcuno di voi avrà anche già notato ed è stato molto intrigante e ha catturato l'attenzione sicuramente dei fan più attenti, perché il visual di Ferite è stato riproposto nelle sue storie di Instagram, ma questa volta con una piccola differenza. Lo volete sapere? Lo avete già sgamato? Lo avete già scoperto in qualche modo? Ve lo dico io. Il sangue che fuoriesce dalla ferita questa volta è di colore oro. Probabilmente questa modifica sembra suggerire che ci sia qualcosa di nuovo all'orizzonte, forse una versione deluxe dell'album entro la fine dell'anno. Ma le novità non sono finite qui. Di recente Capo Plaza ha condiviso un trailer un po' enigmatico sui suoi social, confermando l'uscita imminente a breve di un nuovo singolo. Nelle storie di Instagram infatti è stato pubblicato un link che manda a una landing page con tre orari segnati, che sono l'una di notte, le 14 e le 18, tutti riferiti a questo venerdì. L'unica certezza che abbiamo è che a mezzanotte uscirà il suo nuovo singolo, che è intitolato Borsa Hermes, seguito molto probabilmente da un videoclip ufficiale. Ma allora a cosa si riferiscono questi orari che ci ha dato? Probabilmente verrà annunciata la tanto attesa versione deluxe di Ferite oppure una qualche data di un live. Sicuramente Capo Plaza sta mantenendo molto alta l'attenzione e si riconferma un maestro nel creare hype. Alex, ti penso ogni volta, intorno ai suoi progetti. Ora non ci resta che attendere venerdì prossimo per scoprire che cosa il rapper ha in serbo per i suoi fan. Noi come sempre non vediamo l'ora di scoprire queste novità, di sentire il suo nuovo brano, cioè noi siamo proprio delle prede facili per tutto questo hype, questa parola che ci piace tantissimo. Quindi se anche voi siete dei figli del marketing tanto quanto noi, sicuramente domani sarete sintonizzati nei giusti orari per capire che cosa ci sta proponendo il rapper di nuovo. Noi sicuramente ci saremo. Grazie intanto per aver seguito anche questa puntata di TG Kiwi. Vi ricordo di seguirci su tutte le nostre piattaforme streaming e anche sul nostro canale di TikTok. Ci diamo appuntamento alla prossima con il prossimo artista. Ciao.